Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV, ben trovati a questa edizione di pranzo del nostro notiziario che apriamo parlando del Safer Internet Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete. In occasione di questa giornata la Polizia Postale ha diffuso oggi i dati sull'andamento dei reati online, in particolare per quel che riguarda i minori. E i numeri dicono che lo scorso anno sono aumentati del 77% i casi trattati di vittimizzazione dei minori per reati come la pedopornografia, l'adescamento, il cyberbullismo, la sextortion, le truffe online, il furto di identità digitale e altri reati online. 4.208 casi a fronte dei 2.379 del 2019. Le dinamiche di violenza assumono oggi fenomenologie sorprendenti quando si realizzano in rete. Le nuove forme di comunicazione, lo sviluppo esponenziale della tecnologia, la formidabile attrazione subita dai bambini e dai ragazzi verso il mondo dei social sono alcuni degli elementi del sistema complesso in cui si articola il forte impegno della Polizia Postale e delle comunicazioni per promuovere una reale tutela di bambini e adolescenti dai rischi virtuali. Analizzando i singoli fenomeni, è motivo di forte preoccupazione l'aumento dei casi di adescamento online, soprattutto per quanto riguarda la fascia d'età 0-9. Nel 2018 erano stati 14 i casi denunciati, 26 l'anno dopo, 41 nel 2020. Queste le denunce, il numero reale è sicuramente più alto. Il netto aumento del fenomeno ai danni di una fascia di età così incredibilmente giovane potrebbe essere stato in parte favorito dal lungo periodo di lockdown, dicono gli esperti, un periodo che ha comportato uno spostamento di molte attività sulla rete, facendo registrare in tal modo anche una notevole presenza dei minori online. E a proposito di reati, di truffe ai danni di soggetti deboli, è ancora una truffa, una serie di truffe ai danni di cittadini anziani, ai quali con l'inganno veniva rubata la tessera del bancomat mentre si trovavano allo sportello per prelevare denaro contante. La banda, un uomo e una donna, aveva colpito anche a Udine a inizio febbraio. È stata arrestata dalla polizia. Sentiamo. In questa operazione di polizia abbiamo arrestato, abbiamo sottoposto a fermo di polizia due cittadini rumeni, un uomo 37enne e una donna 32enne, i quali avevano un modus operandi molto particolare. Entravano all'interno del bancomat mentre una signora stava, anziana, di solito stava facendo un prelievo e distraendole, lanciandole una banconota per terra, riuscivano ad impossessarsi del suo bancomat e anche del suo PIN. Poi, mentre la signora, insomma, si rialzava, le restituivano l'asserito suo bancomat, che invece normalmente era il bancomat rilasciato dallo stesso istituto di credito, però appartenente a un signore o una signora anziane truffate in precedenza. In questo caso colpiscono a Udine il 2 febbraio, il 4 febbraio la signora si accorge appunto che il suo bancomat gli è stato rubato e ha in mano un bancomat non suo. Si accorge peraltro che sono stati fatti nel frattempo circa diversi 4-5 prelievi per un totale di 8.000 euro, nonché determinati acquisti fatti sia in Friuli sia in Veneto di capi di abbigliamento. A questo punto scatta la denuncia, scattano le indagini che individuano appunto questi due soggetti che con la macchina poi da Udine si spostano verso il Veneto. Nella mattinata del 5 febbraio questi due uomini, questo uomo e questa donna, si allontanano poi dal Veneto per andare verso il loro paese d'origine a portare la refurtiva. A questo punto vengono fermati, scattano le manette e vengono messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ieri è avvenuta la convalida del fermo e il GIP del Tribunale di Udine ha disposto per loro la custodia cautelare in carcere. E c'è stata una violenta esplosione questa mattina attorno alle 7:30 a Stermizza di Savonia. Praticamente
Probabilmente a causa di una fuga di gas da un impianto GPL, uno spazio adibito a lavanderia attiguo a un'abitazione è andato in macerie. A vivere all'interno della villetta un uomo, classe 1943, che solo pochi attimi prima si era recato in lavanderia per sbrigare alcune faccende domestiche. A causa della deflagrazione, i vetri della casa e delle residenze limitrofe sono andati in mille pezzi, così come la porta della camera da letto dell'uomo, dove in quel momento appunto si trovava l'anziano. Il 78enne miracolosamente ne è uscito incolume. L'ampliamento dell'abitazione è andato invece completamente distrutto, mentre ci sono danni ingenti anche per quanto riguarda gli spazi esterni e interni dell'abitazione principale. Sul posto i vigili del fuoco del comando di Udine insieme a una squadra di Cividale del Friuli, la polizia e i carabinieri. Ed è morto all'età di 87 anni Franco Marini, sindacalista e politico di lungo corso, deputato, senatore, europarlamentare. Marini è stato presidente del Senato tra il 2006 e il 2008. Già ministro del lavoro e della previdenza sociale nel settimo governo Andreotti, dal 1997 al 99 è stato anche segretario del Partito Popolare Italiano e dall'85 al 91 segretario generale della CISL. Marini ha inoltre partecipato alla fondazione del Partito Democratico e fu il principale esponente della corrente dei popolari. A inizio gennaio era stato ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo dell'Ellis di Rieti dopo essere risultato positivo al coronavirus. Era poi stato dimesso il 27 gennaio scorso. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo politico e non solo per ricordare la figura dell'ex presidente del Senato. E rimanendo in ambito politico nazionale, sono riprese oggi alle 11 le consultazioni di Mario Draghi. Il primo colloquio è stato con il gruppo europeisti Maie Centro Democratico del Senato, poi è stata la volta di LeU, in seguito Italia Viva della Camera e Italia Viva PSI del Senato. A Montecitorio toccherà quindi a Fratelli d'Italia. Nel pomeriggio dalle 15 il Partito Democratico, Forza Italia, ci sarà anche Berlusconi alle consultazioni e poi la Lega e infine il Movimento 5 Stelle. Sono sicuro che Draghi userà la sua straordinaria esperienza e la sua forte leadership per far accadere le cose, ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, in un'intervista al Financial Times online. Intanto l'ossatura del programma del futuro nuovo governo c'è una decisa proiezione europeista, definirei il perimetro della maggioranza. La squadra di governo che accompagnerà l'ex presidente della BCE in questo momento del percorso invece ancora un'incognita. La convinzione è che sarà tecnico-politica, senza i leader, con ministri scelti dal Premier, ma nel dettaglio non si sa nulla e dai partiti continuano a trapelare auspici e paletti. L'impressione, secondo un esperto, l'esperto Bruno Tabacci, è che possa prendere ancora qualche giorno per decidere, portare la lista al Quirinale tra giovedì sera e venerdì o anche, azzarda qualcuno, all'inizio della prossima settimana. E dalla politica nazionale a quella regionale, il Friuli Venezia Giulia ha lavorato nei mesi scorsi per definire la nuova programmazione europea rispetto alle linee del Recovery Plan e abbiamo provveduto a destinare 20 milioni di risorse regionali aggiuntive per la costituzione di parchi progetti. Ora attendiamo di allinearci al documento che sarà rivisto dal nuovo esecutivo nazionale. Ad affermarlo è l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, intervenuta oggi in seduta della prima commissione consiliare. Dei 20 milioni, 14 sono stanziati a favore della programmazione europea 2020-2027, suddivisi in tre parti uguali. Gli altri sei sono invece assegnati
allo strumento del React Europe. Rispetto ai quadri strategici individuati dall'Europa, riassunti nell'enunciazione un'Europa più verde, più connessa, più sociale, più vicina ai cittadini, la Regione, ha sottolineato Zilli, ha declinato i propri obiettivi principali nell'accesso al credito per le microimprese, anche mediante strumenti finanziari innovativi quali mini bond, venture capital, microcredito e ancora nella valorizzazione in chiave turistica del patrimonio regionale, con particolare riferimento alle aree montane e interne, nell'efficientamento energetico degli edifici pubblici e nell'estensione e nel potenziamento della rete ciclabile regionale. E adesso parliamo di vaccini contro il coronavirus. Ieri la presentazione da parte della Regione delle modalità per la vaccinazione degli over 80, delle persone più anziane. Proprio a questo proposito oggi si registra una nota di Rossana Giacaz, responsabile sanità e welfare della CGIL del Friuli Venezia Giulia, che chiede chiarimenti sulla gestione della campagna di vaccinazione per questo target di popolazione. L'avvio delle vaccinazioni per gli oltre 100.000 ultraottantenni residenti in regione è sicuramente una buona notizia, ha detto Giacaz, ma dall'assessore alla salute ci aspettiamo chiarimenti e rassicurazioni sulla possibilità di far fronte a un carico di lavoro così massiccio, non solo negli ospedali e nelle altre strutture deputate, ma in particolare per quanto riguarda le circa 15.000 vaccinazioni che, secondo i dati resi noti dalla Regione, verranno effettuate a domicilio. E a proposito di vaccinazioni, ci sono ancora molte incertezze per quanto riguarda il vaccino per le forze dell'ordine. Ieri si è parlato anche delle vaccinazioni per forze dell'ordine, insegnanti, ma ci sono ancora tanti dubbi a proposito, soprattutto per quanto riguarda le quantità di vaccino a disposizione per questo target della popolazione e anche per quanto riguarda le tempistiche. Questa mattina ne abbiamo parlato con Olivo Comelli del Sindacato Autonomo di Polizia, che ha sottolineato proprio tutti i dubbi, tutte le incertezze. Sentiamo. Noi non abbiamo notizie di quando, delle modalità, di che tipo di vaccino ci verrà somministrato, quindi noi a oggi ci sono solo chiacchiere ma non ci sono notizie certe. L'unica notizia certa è che all'inizio dell'anno è stato fatto un monitoraggio per capire chi voleva sottoporsi al vaccino e nulla più. Dall'altra settimana è uscita la notizia, quando sono arrivati anche in Italia i vaccini dell'AstraZeneca che alle forze di polizia verranno somministrati, però a oggi noi non abbiamo nessuna notizia. Proprio per questo avevamo chiesto notizie al Dipartimento e oggi in mattinata il segretario generale avrà un incontro col capo della polizia proprio per capire quali saranno le modalità sulla questione. Ecco, le dosi somministrate saranno quelle appunto del vaccino AstraZeneca. Che cosa ne pensate, anche considerando l'età media, insomma, delle forze dell'ordine al momento? Ma proprio anche per questo noi abbiamo molti dubbi, perché l'età media in polizia è oltre 50 anni e quindi, da quello che sappiamo, oltre all'efficienza che è del 60%, c'è un problema per gli ultra 55 anni e in polizia ce ne sono tanti. Quindi proprio anche per questo abbiamo chiesto lumi al Dipartimento per vedere effettivamente se è il caso di somministrare questo tipo di vaccino anche a noi. Dal monitoraggio che avete fatto, le adesioni saranno comunque alte oppure inferiori alla media? No, sono molto alte, sfiorano quasi il 90%, quindi insomma la responsabilità civile sotto questo aspetto dei colleghi è forte. Fare le vaccinazioni, come succede per quelle influenzali che vengono fatte al nostro interno, noi abbiamo un servizio medico con il medico del corpo e anche tutta una struttura con infermieri professionali, e quindi sarebbe più opportuno, perché così ci potremmo organizzare rispetto agli orari di servizio e anche alla nostra comunità interna, che comunque, solo per dirla, in provincia di Udine conta 600 poliziotti dislocati in tutta la provincia.
Sfreccia con il rosso, attirando l'attenzione di una pattuglia delle volanti della polizia, solo che una volta raggiunto e fermato, oltre ad essere multato per essere passato appunto con il semaforo rosso, è stato anche denunciato per non aver rispettato l'isolamento. Dagli accertamenti effettuati dal personale della questura è infatti emerso che l'uomo, un udinese, era positivo al coronavirus e quindi doveva rispettare l'isolamento. Inutili le scuse avanzate dall'udinese, che sosteneva di dover consegnare per conto della moglie delle carte di primaria importanza. E adesso passiamo ai lavori della giunta comunale di Udine, in corso in questi minuti, subito la linea a Palazzo D'Aronco, dove c'è per noi Luciana Delfonso. Buongiorno Luciana. Sì, buongiorno nuovamente Angela, a te e ai nostri telespettatori. Giunta che si è appena concluso, uno dei passaggi fondamentali riguarda l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo da Covid-19, ed in particolare il via della possibilità di effettuare i tamponi rapidi all'interno delle farmacie. Ne parliamo insieme all'assessore Ciani, che sta, diciamo così, predisponendo la possibilità di occupare anche gli spazi pubblici al di fuori delle farmacie, proprio per agevolare le persone che vogliono sottoporsi a questa tipologia di test. Sì, la scorsa settimana la Regione Friuli Venezia Giulia, con le associazioni di categoria che rappresentano i farmacisti, ha stipulato un protocollo d'intesa affinché anche all'interno delle farmacie possano essere somministrati i tamponi rapidi a prezzi calmierati, per un massimo di 26 euro a tampone. Tra le difficoltà che ci sono comunque per un'operazione che vede diversi profili di delicatezza, c'è anche il problema degli spazi, perché non tutte le farmacie hanno al proprio interno degli spazi adeguati, e quindi il Comune ha fatto la sua parte concedendo, per ovviamente le farmacie che aderiranno a questo tipo di iniziativa, gratuitamente gli spazi in prossimità delle farmacie per poter installare delle strutture temporanee, dei gazebo, delle strutture similari per la somministrazione dei tamponi. Quindi, ecco, quello che noi potevamo fare per un'iniziativa che ci sembra assolutamente lodevole e molto importante per la tutela della salute e la tutela dei nostri cittadini in un periodo così delicato, ecco, riteniamo di averlo ancora una volta fatto. Assessore, spazi che verranno dati gratuitamente alle farmacie? Sono spazi che verranno dati gratuitamente perché è un'operazione che certamente non porterà vantaggi economici alle farmacie, perché i costi che devono sostenere, sia per approvvigionarsi ovviamente del materiale che anche per il personale, certamente non farà guadagnare le farmacie. Quindi il Comune ha ritenuto che dovesse essere il nostro dovere concedere gratuitamente questi spazi, che intanto verranno concessi gratuitamente fino a fine aprile. Ovviamente, se poi le necessità porteranno a dover utilizzare questi spazi anche più in là nel tempo, saremo pronti a rinnovare questi provvedimenti come abbiamo già fatto in altri casi. Avete già un'idea di quante farmacie cittadine aderiranno? Adesso vediamo, abbiamo già riscontrato l'interesse per questa iniziativa da parte sia di alcune associazioni di categoria sia di singoli farmacisti. Ci sono ancora alcuni aspetti procedurali che devono essere chiariti, quindi questa operazione non partirà domani. Era però nostra intenzione è quella di dare un segnale sia ai cittadini di vicinanza che anche ovviamente ai titolari delle farmacie, dimostrando ecco, che il Comune crede molto in questa iniziativa che ha portato avanti la Regione. E allora ringraziamo l'assessore Ciani per essere stato nostro ospite. Angela, a te la linea. Grazie a Luciana Idelfonso, e noi ci colleghiamo adesso con l'altra nostra troupe esterna, quella sportiva, che si trova alla Dacia Arena. Allora subito la linea a Lorenzo Pausa. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Angela, un saluto a te e a tutti i nostri telespettatori. Un'Udinese caricata a molla dopo la vittoria contro il Verona è pronta oggi pomeriggio a riprendere la preparazione sui campi del Bruseschi, con un occhio attento però all'infermeria, dove Roberto Pereira sarà sottoposto agli esami strumentali dopo essere uscito anzitempo dalla gara contro il Verona per un fastidio muscolare. E chiaramente si attendono gli esiti di queste visite, però devo dire che trapela un certo ottimismo tra le file della società, dal momento che comunque
si tratta di un tipo di guaio muscolare che spesso il giocatore ha avvertito anche nelle scorse stagioni e che ha sempre gestito con una certa tranquillità. Quindi diciamo che le prime impressioni potrebbero fare sperare ad un suo pronto recupero già per la gara contro la Roma o nella peggiore delle ipotesi che salti soltanto appunto la partita di questa domenica. Però ovviamente attendiamo quelli che saranno i riscontri delle visite. Per il resto ci sarà comunque il rientro di Rodrigo De Paul dopo una giornata di squalifica, quindi comunque sarà un centrocampo che in ogni caso andrà a recuperare la sua pedina più importante in un contesto dove comunque tutto il gruppo è riuscito a farsi forza anche senza il proprio capitano, mettendo in campo una prestazione collettiva che sarà pronta comunque a ripetere anche all'Olimpico contro la Roma in un contesto dove l'Udinese ha dimostrato una crescita sotto tutti gli aspetti, sul piano della solidità difensiva, sul piano dell'attacco, dove cresce l'intesa tra Llorente e Deulofeu, con lo spagnolo che ha raggiunto, sta raggiungendo il top della sua condizione. Lo abbiamo visto con lampi veramente molto simili a quelli che eravamo abituati a vedere quando vestiva la maglia del Milan e del Barcellona. Tutte queste quindi sono premesse ben auguranti per il futuro. E proprio di Deulofeu ha parlato Rodrigo De Paul ieri ospite a Udinese Tonight, chiaramente con parole di elogio per i progressi del giocatore ex Watford, Rodrigo De Paul, che dunque continua fuori dal campo a usare parole da leader. Sentiamo. Quando è arrivato Gerard Pereira sapevamo che chi arrivavano, no? E poi è normale che il Tupu subito è entrato perché conosce molto, molto bene questa città, questi club, e poi non ha avuto di quell'infortunio pesante che aveva Gerard. Però la squadra è stato molto bene aspettarlo, accoglierlo e a fare tutto quello che aveva bisogno ieri, così lui si poteva trovare nel suo miglior modo, che è quello che abbiamo visto ieri, anche secondo me poi ancora fare molto di più. Voglio andare piano, ti dico la verità. Io so dei giocatori che abbiamo, so delle qualità che ci sono dentro lo spogliatoio, so la capacità che ha l'allenatore, però credo che da capitano devo dire che dobbiamo continuare a andare piano. Roma sarà una bella prova di dire. Allora non siamo con l'acqua al collo, non siamo tranquilli, però non siamo in un momento così malissimo come siamo stati, però adesso si vede la mentalità che abbiamo. Se abbiamo una mentalità vincente e a Roma vogliamo fare 3 punti per cominciare a fare un altro tipo di campionato, possiamo parlare e ti dirò un'altra cosa. Fino adesso voglio dire che arriva la Roma, che sta a lottare per la Champions, e che noi dobbiamo continuare a fare punti. Se i 40 punti che dobbiamo fare arrivano a marzo, arrivano a aprile, mancano ancora 6-7 partite, ok, guardiamo in avanti, però piano piano. E turno infrasettimanale oggi per la Serie B con il Pordenone, che questa sera sarà in campo a Ferrara per la terza giornata di ritorno. Contro la SPAL i neroverdi vogliono archiviare il KO di sabato contro il Vicenza, che ha interrotto la serie di 6 gare utili consecutive. Sentiamo. Dopo una sconfitta che brucia, la miglior medicina è tornare subito in campo, ed ecco allora che il Pordenone, ancora scottata dal passo falso subito in extremis da parte del Vicenza, stasera ha già l'occasione per rifarsi. Certo, giocarsela in trasferta contro la SPAL, quinta della classe, non sarà cosa semplice, vuoi per la caratura dell'avversaria che ambisce un pronto ritorno in Serie A, vuoi per l'organico decimato con cui Mister Tesser deve continuare a fare i conti. Alle 6 assenze degli incontri precedenti si aggiunge ora anche quella di Calò, uscito acciaccato dal match di sabato e che lascerà posto a Gianvito Misuraca in mediana. Sarà comunque necessario un ragionato turnover per dosare l'energia in un calendario che da qui al 20 marzo prevede ben 10 partite. Nei piani del tecnico c'è dunque un
centrocampo tutto nuovo, con Magnino e Rossetti al posto di Calò e Scavone, mentre in attacco porte aperte per l'esordio da titolare per Claudio Morra. L'ex Entella, che tre giorni fa ha realizzato il suo primo gol in maglia nero-verde, vuole ora dimostrare di poter vedere la porta con continuità ed è pronto ad affiancarsi ad uno tra Butic e Musioli, che con il croato in vantaggio sul polacco. Prove per dare al reparto avanzato una nuova identità dopo la partenza di Davide Diò, quel Diò che nella sfida di oggi sarebbe potuto già essere un ex di lusso se il Monza, nel rush finale del mercato d'inverno, non si fosse inserita nella trattativa facendo saltare l'affare proprio tra Pordenone e Spal. Siamo in chiusura, allora come sempre diamo uno sguardo rapido alla programmazione di Udinese TV per il pomeriggio e la serata. Alle 15 c'è pomeriggio calcio, alle 16 ancora in diretta con le notizie del nostro TG, TG Live anche alle 19, alle 22.30, vi ricordo poi anche il TG Veneto alle 20.30. Il martedì è dedicato al basket con la prima serata con basket a Nord-Est assieme a Massimo Campazzo e ai suoi ospiti. Ci fermiamo qui per il momento, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio a tutti.